他这个心，现在就是19个城市，是我们现在说他走遍了中国大半个中国，是吧？哎，就是这样。云气盛雾，雨降卧至无期。 灰映岩此观似颇近，令其徒影。使风片片夹起，路婉转时间。塞者早知，斗者己知，断者价目通知。贤者指梯皆知，下看翘壑阴森。 峰松相间，五色凤披，灿若独秀。一念观山，丹生凭其来。哦，高先生你好。哦，你好。你好，你好，你好。昨天我陪你看了学校故居，今天我们再看看。 博物馆好吗？好的。哎，谢谢。谢谢。是的，你这个很深情，知道吗？我从第一次听到了徐霞客，都觉得马可波罗和徐霞客有很多共同之处。对。然后呢，他们去了的地方，描述的很仔细的，所以他们对他们的年代的地理也有很大的影响。 E questa immagine di Venezia, una Venezia, una sorta di universo levigato, no, di pietre, una Venezia smaltata, un po' turistica, che è quella odierna, non è certamente l'immagine della Venezia di Marco Polo, che era una Venezia già densamente e fittamente costruita, ma ancora frastagliata di zone verdi, persino di piccole boscaglie, frutteti, orti, broli. Marco Polo nasce nel 1254, cresce con la madre fino a un certo punto, la madre peraltro muore quando Marco Polo è ancora molto giovane, cresce comunque nel grembo rassicurante di una famiglia agiata, dedita ai commerci.
Nel 1271, quando è appena un 17enne, spicca il balzo. Seguono 17 anni di permanenza nella Cina gengiscanide, che sono gli anni, se vogliamo, più vitali e ricettivi, che sono quelli della prima giovinezza e della maturità di Marco, del pieno sviluppo della sua carriera. Una carriera straordinaria che lo vede inquadrato nell'apparato imperiale mongolo. Nai, yi lao sheng fan, ju ya ji er chan zhi. Ren you jiu jing, xia qu zhong tai an. Wei zhi er yu. Dopo il rientro a Venezia, Marco Polo deve aver intrapreso un'attività insomma di grande mercante, evidentemente mettendo a frutto anche i profitti, il ricavato dei suoi viaggi orientali. Certamente però c'è un grande incidente, c'è il grande inciampo della sua vita. A Curzola, al largo di Curzola, Marco Polo cade prigioniero della Superba, viene incarcerato a Genova e nel 1298 si trova appunto prigioniero dei genovesi, nemici storici dei veneziani. In quelle carceri incontra Rustichello da Pisa, che è un romanziere in lingua di Francia, e dalla cooperazione fra questi due personaggi così diversi, un uomo di penna e un uomo d'azione, nasce Il Milione, nasce il libro di Marco Polo, che ha per incipit le parole seguenti: quegli che desiderano de intendere le meravigliose cose della grande Armenia, Persia e Tartaria e delle Indie e di diverse parti del mondo, legano questo libro con quanto segue.